Oh no! Che cosa hai combinato ai capelli? Oh no! Non dovete fare altro che fingervi Eric e Dominic. 6 pagine sono state scritte dal dottor Genio. Ne ha un'altra. Isabella e Romeo li ha creati lui creando quel profumo. Potrebbe averne quante ne vuole. Puoi usarla sul dottor Genio. Perfetto, qui non la vedrà mai. E alleghiamo un bigliettino. Lui è questo puntino qui lampeggiante. La nostra casa diventerà un quartier generale dal quale cercheremo di fermare il dottor Genio. Stiamo finalmente per scoprire il mistero. Non si capisce, non capisco, che cos'è? Ci sono delle cose che sembrano tipo degli enigmi. Finalmente ho trovato quello che mi serve. Che capite? Cosa intende? Ma cosa stai facendo, Eric? Ehi, Eric. Eric, ma che stai facendo? Eric, perché ti sei messo il cappello del Grinch? Direi che Natale è passato da un po'. Ehi, Eric, parlo con te. Eric. Ehi. Qualcosa non va? Eric. Ehi. Oddio, ragazzi, Eric si è rotto, non funziona. Dai, Eric, sei carinissimo con questo cappello, questa maglia gialla e questi calzini colorati. Direi che sei adorabile, ma adesso basta, parla, che c'è? Eric. Ehi! Ragazzi, non l'ho mai visto così immobile, dico sul serio, si muove in continuazione. Tanto che mi sto preoccupando, che succede? Ehi, ehi, sei vivo? Eric, Eric, ehi, ehi, mi senti? Riesci a sentirmi? Eric! Ehi, ci vedi? Mi vedi? Eric, mi vedi? Ehi, apri, non apre. Eric, mi stai prendendo in giro, forse? Hai deciso di farmi impazzire, dai Eric, sbloccati! Bene, se non funziona con le buone, Eric è il comandante che ti parla, il comandante di questo quartier generale, che ti sta dicendo di dirmi cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Sì, signor comandante, questa è la prima e ultima volta che io posso parlare, quindi mi stia bene a sentire. Sto facendo la guardia a questo quartier generale e come ogni guardia di alto livello, come me, non posso né parlare, né muovermi, né rispondere, nulla, nulla, nulla. Devo solo fare la guardia e mi lavoro, basta, chiudo, ciao, addio. Voi avete capito qualcosa? Eric? Oddio, si è ribloccato. Ha parlato di guardia. Ah, tipo le guardie inglesi. Ok, Kita ci acconsente. Ora ho capito. Pensa di dover fare la guardia come le guardie inglesi. Avete presente, no? Le guardie della regina. Ecco perché il cappello. Portano quel grande e alto cappello e non si possono muovere né parlare. E pensi davvero che questo sia necessario qui da noi? Intendo in questa casa, anche se è un quartier generale. Non parli, ok, te lo dico io. No, non è necessario, sbloccati, anzi, ci servi attivo. Dobbiamo pensare, agire. Eric, ok, ci penso io. Via! Ok, ok, hai vinto, Dominic, hai vinto. Basta sull'etico, basta. Buongiorno, ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominic. E che siamo, Nadine, che siamo? Insieme. Insieme, sì, insieme. Insieme, insieme, insieme. Ma che stai facendo? Cos'è questo? Un nuovo ballo? No! Questo non è un nuovo ballo. Queste qui sono mosse di karate. Ho deciso per legittima difesa di imparare il karate! Questo è il karate, sì, karate. Quindi le tue idee per battere il dottor Genio sono trasformarti in una guardia inglese ed imparare il karate? Interessante, notevole, siamo messi bene. Dato che non possiamo uscire da casa, dobbiamo difenderci dal dottor Genio e fermare i suoi piani direttamente da qui, dal nostro quartier generale. E posso dirvi che ci siamo già attrezzati. Oh sì, abbiamo piazzato delle telecamere in tutta la casa e comprato degli oggetti da spia che arriveranno molto presto. E grazie alla microspia che abbiamo messo sul dottor Genio e grazie a questo radar possiamo dirvi che in questo momento il dottor Genio non è nei paraggi. Quindi possiamo stare tranquilli.
per ora. E finalmente abbiamo anche letto le pagine che ha scritto il dottor Ginio quando ha hackerato il nostro libro. E quindi possiamo ufficialmente dirvi che non abbiamo capito niente. Infatti parla dei suoi piani, ma ci sono delle parti che sono quasi incomprensibili. Molti di voi già lo sanno, hanno già visto queste pagine perché hanno già il libro a casa. Anzi, grazie a tutti voi che lo avete già preso e che lo state prendendo. Siete tantissimi, grazie ragazzi. E abbiamo letto tutti i vostri commenti riguardo queste pagine, però continuiamo a non capire. Nessuno di noi sembra capire realmente a cosa servano queste cose che ha scritto. E perché sono scritte in maniera così strana? Continuate a pensarci e fateci sapere nei commenti. E se ancora non l'avete preso, potete prendere il nostro libro su Amazon o su tutti gli altri store online. Vi lasciamo il link in descrizione e vi arriverà direttamente a casa vostra. Quindi adesso dobbiamo continuare la nostra missione per rendere questa casa, questo quartier generale e noi stessi più forti del Dottor Ginio. Dobbiamo diventare più furbi e imparare nuovi trucchetti. Abbiamo trovato su TikTok dei trucchetti dei life hacks da vere spie. E oggi li proveremo per scoprire se funzionano e per imparare nuove abilità. Queste cose mi incuriosiscono da morire. Voi siete pronti? Lasciate like se volete fermare insieme a noi il Dottor Ginio e iscrivetevi al canale attivando la campanellina se volete far parte del nostro quartiere generale e per non perdervi nulla. Guardate questo TikTok che ho trovato. Dice proprio: vuoi diventare una spia? Guardate cosa fa. Prende un rossetto, lo spalma sul dito, poi dello scotch, prende il telefono bloccato, ruba l'impronta digitale e sblocca il cellulare. Questo sì che può essere utile ed è proprio da spia. Da hacker, anzi. Proviamolo subito. Col tuo dito. Proveremo a sbloccare questo qui, il tablet di Eric. Ovviamente ha la sua impronta, se provo io non va, non funziona. Ma adesso prenderò la tua. Siediti. Ok. Ho qui il rossetto. Dammi il dito. Dammi questo dito. Ok. E spalmiamo il rossetto per bene in tutto il dito. Così. Adesso prendiamo un pezzettino di scotch. Secondo voi funziona? Secondo me non funziona. Scrivete nei commenti cosa pensate. Però se funziona, posso aprire e usare il tuo tablet. Non lo useremo contro di noi, ok? Zitto e dammi il dito. Secondo me funziona, fa vedere. Incolliamo così. Raccogliamo l'impronta per bene. Guardate qui. Vedi Eric, questo è il tuo dito. Proviamo subito. Devo poggiare questo qui. Vediamo. Facciamogli leggere l'impronta. Oh, però così al contrario, forse dovrei fare così. Vediamo. Proviamo. Guardate. No, non sembra funzionare. Forse non è attaccato bene, dammi un attimo, deve funzionare. Te l'ho detto, non funziona. Vedi? Touch ID non riconosce la tua impronta digitale. Ma perché? Ma ero sicura che funzionasse. Dove abbiamo sbagliato? Ops, ti ho sporcato tutto di rossetto. Ah, basta. Ok, non ha funzionato. Però forse dovremmo allenarci. Forse è solo questione di riuscire a farlo bene. Ci riproverò. Ci riproverò quando Eric non se lo aspetta. E vi farò sapere se ci riesco. Ma passiamo a qualcos'altro. Ne ho io uno troppo strano e segreto. Guardate cosa fa questo tizio. C'è un pacco di patatine. Un pacco di patatine. Lo mette nel microonde per 10 secondi. E guarda qui che succede. No, non è possibile. Cosa? È minuscolo. Sì. No, ma questo non è possibile. Aspetta un secondo. Ma prima di tutto, questa cosa qui, cosa c'entra con le spie e col dottor Ginio? Beh, anche le spie devono mangiare. Cosa c'entra? Comunque è troppo bello e devo provarlo. Secondo te funziona davvero? Sì. Secondo voi, ragazzi, funziona? Scrivetelo nei commenti, provate a indovinare prima di vedere il risultato. Secondo me non funziona, è troppo strano, non le avete viste quelle scintille? Ma cos'è? Sembra un film. Funziona, funziona! Prendiamo un pacco di patatine. Deve essere vuoto. Sì, lo apriamo. Patatine. E mangio. Ma che fai? Ma no, perché mangi? Deve essere vuoto. Ma basta svuotarlo, non ti vorrei mica mettere a mangiare adesso, dai. Stiamo lavorando, Eric. Serietà. Ci siamo ragazzi, stiamo per assistere alla cosa più bella e tecnologica che io abbia mai visto. Non funzionerà. Apriamo il forno, mettiamo qui il nostro pacco vuoto, lo attiviamo in microonde. Ecco qui, per 10 secondi, proprio come ha fatto lui. Ok, vediamo un po'. Eccolo, guardiamo attentamente, io mi aspetto le scintille. Oh mio Dio! No! Ci siamo riusciti! Posso toccarlo? Sarà caldo. Oh, è stranissimo, prendilo. No, fermo, non lo rovinare. Guardate. È bellissimo. Vediamo se funziona anche con altre cose. Fermo, aspetta.
Non ci posso credere, ragazzi, questa è la cosa più strana davvero che abbia mai visto. Non me l'aspettavo mai. Anche voi siete rimasti sbalorditi. Guardate, è perfetto. Sembra una miniatura, è intatto in ogni sua parte. Sembra fatto apposta, come quei cibi mini che vendono. Potremmo rivenderlo così per com'è. Guardate. È bellissimo, questo lo conserviamo. Ne voglio fare un altro. Eric, ma veramente noi dovevamo allenarci per la storia del dottor Gino, insomma. Vabbè, ok, un altro solo. Abbiamo un altro pacchetto diverso. Vediamo se fa la stessa cosa. Provo io stavolta, è troppo bello. Mettiamolo per bene, guardate com'è grande. È gigante, entra perfettamente nel forno. Chiudiamo, attiviamo e... inquadro, inquadro. Oh mio Dio, Dio! Fa un po' di fumo. Forse è un po' esagerato, però è successo, guarda. L'ho bruciacchiato. C'è puzza, Eric! Ma non c'entro io. Tu hai l'idea. Wow. Eccolo qui, un altro pacchetto di patatine in miniatura. Io però sono stato più bravo, Dominic. Ok, passiamo a qualcos'altro, andiamo. Torniamo seri, l'ho io uno da vera spia. Guarda cosa fa questo tizio. Oh, mangio il limone. No, no, lo sta aprendo. Anch'io potrei farlo. No, guarda adesso. Che fa? Lo spreme, fa uscire il succo in un piccolo bicchierino. E lo mette nell'insalata. No, Eric, guarda, prende un pennello e adesso lo usa per scrivere. Ma non si vede niente. E questo è il bello, guardate. Per magia, con un ferro da stiro, si vede. Prima non si vedeva niente, adesso si vede. È inchiostro invisibile. Puoi scrivere una cosa, a tutti sembrerà che non c'è scritto niente, ma tu sai che c'è scritto qualcosa. Questo sì che può servire, secondo me funziona sicuro. Proviamolo. Tieni tu apri il limone. Ma perché io? No, io prendo il bicchierino. Che fai? Ma no, io ti devo col coltello, Eric. Oh, ma che non mi vedo. Quel tizio ha fatto così, pensavo che dovevamo farlo uguale. Vabbè, ormai. Eric, vabbè. Vuoi mangiarlo o vuoi fare questo TikTok? Dai. Sto facendo. Spremi quel bicchierino. Forza, fai uscire abbastanza succo. Ma perché fai quella faccia? Perché ho ancora il limone in bocca. Vado a prendere un pennello. Eccomi qua, diventata una pittrice. Ma non sei una pittrice. Zitto, Eric, qui c'è il mio inchiostro limone e iniziamo a scrivere. Non vi dico cosa sto scrivendo, lo scoprirete quando funzionerà, perché sono sicura che funzionerà. Oh, pensi? Secondo voi funziona, ragazzi? Scrivetelo nei commenti. Hai finito, Dominique? Ma cosa stai scrivendo? Perfetto, prendiamo il ferro. Ci siamo, il ferro è caldo. Ho messo sotto qualcosa per non bruciare, vado. Vediamo. No, non può essere. Dai, iscriviti. No, dai, non può essere. No, non può essere. Deve funzionare per forza, forse è al contrario. No, dai! Dominic, non funziona. Quel tizio ci ha truffati. Ma com'è possibile? Ma nulla, nemmeno un segno. Ma io ci credevo, ero... Guarda, pensa. Così è ancora più segreto. Nessuno potrà mai leggerlo. Ma cosa serve allora? Quelli che trovi tu non funzionano. Quelli che trovo io invece sì. È un caso? Beh, passiamo avanti. Guarda questo qui. Vediamo. Cos'è? Cosa fa con una bottiglia? La riempie d'acqua, sì, fa la bottle flip. Mette il sale nell'acqua. Sale? Perché il sale? Perché il sale nell'acqua diventa quasi invisibile. Adesso? Fa la bottle flip e quindi? Sai dov'è la novità? La novità è che in questo modo puoi vincere al gioco della bottle flip in qualsiasi momento. Puoi farne quante ne vuoi consecutive, vincerai sempre perché il sale ti aiuterà. Ma scusami se ti rifaccio questa domanda che forse ho già fatto. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra col dottor Genio? Con la storia dell'allenamento? Cosa c'entra? Beh, se mi sfida alla bottle flip almeno vinco. Ma non penso che lo farà. Ah, comunque almeno funziona, dai, vieni a guardare. Sicuro funzioni? Sì. Secondo voi, ragazzi, questa cosa funziona oppure no? Fateci sapere nei commenti prima di vedere il risultato. Io non so, ma secondo me non funziona. Eric non è per niente bravo a fare le bottle flip. Ho messo l'acqua che serve per fare la bottle flip e adesso aggiungo del sale. Eric, dovresti metterlo nella bottiglia, non fuori. Ma forse basta. No. Non penso che ne metteva così tanto. Basta. Okay. Mamma mia, cosa stai combinando? E adesso devo shakerare tutto quanto. Un attimo. Ok, penso che vada bene. Basta. Proviamo. Calmati, acqua, calmati. No, ti prego, non rompere nulla. Aspetta, togliamo questo. Guarda, neanche si vede più il sale. È trasparente.
ho sbagliato io, ok? Ho sbagliato. Funziona, ho semplicemente sbagliato io. Sì! No, questo è un caso, riprova. Dicevo io che era un caso. Ma dai, Eric, non funziona! Eric, quanto ti ci vuole a capire che non funziona? Basta! Eric, basta, non funziona, doveva funzionare sempre, qui non funziona nemmeno una volta. Che stai facendo? Ci vuole più sale. Ma no, ma che più sale? Ma non funzionerà uguale. Se metti tutto sale non è più una bottle flip. Ecco qua. Ora deve funzionare sicuramente. Scusa se te lo dico, ma non è più tanto invisibile, è diventata bianca, dai. Tranquilla, adesso passa. Ma non ci crederebbe nessuno. Sì, uno. Ma no. Due. Ma si vede che stai barando. Quattro. Ma basta. Cinque. Basta. Sì, sono un campione. Non funziona. Diremo che non funziona. Diciamo che funziona a metà. Quasi funzionato. Non funziona, no. Uffa, ma perché? La maggior parte di questi trucchetti che si trovano su TikTok sembrano promettere cose straordinarie e poi puntualmente non funzionano mai. Ne abbiamo provati quattro e ne è funzionato solo uno. Quello del microonde è bellissimo. Beh, effettivamente sì. Era l'unico su cui non avrei scommesso mai. Visto? Qualcosa di bello si trova. E voi volete che ne proviamo altri? Fateci sapere nei commenti e consigliateci qualche altro trucchetto da provare. E nel frattempo lasciate tantissimi like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram. Official. E oggi salutiamo Clarissa e Daniel Francillotti, Giada Meraglio, Anna Filizzola, Stefano Marchi e Rebecca Berti. Ciao ragazzi, tutto bene a tutti quanti voi. Ciao, belli troppo belli, belli, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Insieme, insieme, insieme.